Alcune sorprese nel girone A della Serie C1. Intanto il Prato, che si è fatto fermare dalla Rondinella Firenze, è stato battuto per 1-0. Il Modena, che non è riuscito ad andare più in là di un pareggio casalingo con il Fano, 2-2. La Reggiana, che va a vincere in casa della SPAL, 2-0. Il pareggio del Parma a Piacenza, 0-0. Ed infine, ma non è proprio sorpresa, la vittoria dell'Ancona sul Pavia per 3-0. E scorrono proprio le immagini tra i rossi anconitani e gli ospiti pavesi. Ebbene, se abbiamo parlato di sorprese è perché a seguito di esse ne è venuta fuori una classifica un po' diversa. Ma vediamo prima gli altri risultati e poi parleremo di graduatoria. Il Legnano ha vinto sulla Carrarese per 2-0. Varese e Virescita hanno liquidato con lo stesso punteggio, 1-0, le rispettive antagoniste Sanremese e Rimini. Infine da citare il pareggio, 0-0, fra Trento e Padova. La classifica dunque, sempre in tre a guidarla, ma con il cambiamento di una squadra. Sono rimaste alla guida della fila Parma e Modena, che sono state però raggiunte dall'Ancona e chiamano 12 punti. Il Prato è sceso al secondo posto, con un punto di distacco, ed è stato raggiunto da Reggiana e Virescit. A mezza classifica le cose sono rimaste pressa poco come la settimana precedente. In coda invece passi avanti hanno fatto Varese e Legnano, che si accodano così alle altre squadre, mentre per Rimini, Pavia e Sanremese tutto è rimasto come prima. Ma anche per loro ci sarebbe tempo per una ripresa.